14 aprile 2019, sorpresa davanti a me, mi piace, sembra un'opera d'arte, quel tronco bruciato, color antracite, sembra un'opera d'arte di fronte a me, in mezzo a tutto questo prato verde con i fiori bianchi che contrasta il nero evidente di quei due pezzi di tronco. Sembrano due animali in agguato. Ho paura di avvicinarmi perché si scivola, ma voglio farvi vedere il prato circostante e la cascinetta che ho scoperto oggi, abbandonata qui a sopra Canzo Asso, la cascinetta abbandonata. Qui devo chiedere il padrone chi sia e mettere ovviamente una porta, perché poi dentro all'interno non entra neanche un po' d'acqua. E poi mi piace la situazione che è disposta su questo piccolo altopiano. Eccola la casetta, sembra la casetta del Canada. Bellissima, non piove all'interno, sono in un pendio di montagna, però è possibile anche valicare a piedi. Stare attento oggi perché c'è parecchia umidità e si scivola nel terreno. Mi avvio verso la strada principale, dove qua c'è un campo di fiori bianchi e in fondo l'opera d'arte ben evidenziata dalla parte circostante erbosa. Eccola qui la casetta del Canada, stupenda. Io la chiamo Tulu, la mia casetta Tulu. Ora vado a cercare il responsabile e me la faccio mettere in ordine. Si trova esattamente sopra il paese di Canzo Asso, che si arriva comodamente col treno. Ecco la pioggia intensa che continua a piovere attraverso questa zona bruciata per non scivolare sul prato. Eccolo qui, vi saluto da questo YouTube del Montanaro, del viandante girovago Aldo.